Jingle Spot. Il Tribunale delle Romane, Rete Oro, Canale 18, tutti i venerdì sera. La scorsa estate, quando la gente romanista sognava il grande centravanti, si divideva un pochino tra Higuain e Dzeko. Domani si ritroveranno contro, a prescindere adesso dalle scelte tecnico-tattiche. Ecco, le volevo chiedere, al di là insomma che non è possibile paragonare probabilmente le due stagioni, visto la stagione straordinaria di Higuain, ma se la Roma avesse avuto Higuain oggi dove potrebbe essere? Ma sai, devo ritornare a fare uso di quei principi che ho dentro di me e soprattutto che si usano dal mio ruolo. Cioè io parlo dei miei calciatori, a me i miei calciatori mi hanno dato una possibilità importantissima che nessuno avrebbe creduto probabilmente a gennaio quando sono arrivato, di andare a giocare Roma-Napoli ed essere una partita decisiva per la qualificazione alla Champions, che è un obiettivo fondamentale per la società e per i nostri tifosi. Anzi, devo dare merito a questa squadra di averci subito creduto fin dal primo momento che sono arrivato e che questa loro bravura non è stata sottolineata abbastanza, lo debbo dire, perché quando sono arrivato qui nessuno avrebbe creduto di giocarsi questa partita ad armi pari, come sarà probabilmente, spero, per questo obiettivo che potrebbe essere anche il tentativo di, se vincessimo la partita, rimarrebbe ugualmente difficile. Però questi ragazzi qui hanno fatto dei risultati straordinari e spesso non lo abbiamo sottolineato. Dal primo momento che sono arrivato loro hanno pedalato subito forte, si sono messi a disposizione da come mi hanno guardato il primo giorno. Io, se non l'avessi creduto, non sarei venuto ad allenare a Roma. Se avessi creduto o non avessi creduto che fosse stata una squadra forte, poi loro me l'hanno fatto vedere di volta in volta che sono forti e nell'analisi della squadra, dicendo loro, c'è dentro anche Dzeko, perché lui è un buon calciatore, è un gran calciatore, è un calciatore da Roma, è un calciatore che probabilmente io non l'ho sostenuto abbastanza, ma io penso che un campione così non abbia bisogno di sostegno, perché come dissi l'altra volta, è Dzeko, insomma, ecco, in allenamento ha fatto il suo dovere e magari se lo facevo giocare di più faceva numeri diversi, perché poi i giocatori li devi fare anche giocare. Higuain è stato straordinario, ma io sono contento dell'apporto che ha dato Dzeko a questa squadra per essere qui a giocarsi in questa partita questo obiettivo importantissimo, fondamentale per i nostri tifosi e per la nostra società. www.pronosticonline.com. Tutti i venerdì in esclusiva i pronostici del Mago Alberto. Inoltre Help Serie A, Help Premier League, Help Liga, Help Bundesliga. Tutte le curiosità, le statistiche, i precedenti e i consigli dei nostri esperti, partita per partita, per passare alla cassa. Su pronosticonline.com trovate anche i consigli per il fantacalcio di Emiliano Donati. Pronosticonline.com vi ricorda che scommettere è vietato ai minori di 18 anni. Scommettete sempre responsabilmente.